Puoi anche sapere il credo a memoria, ma non è detto che tu abbia la fede. Sembra strano, ma è proprio così, assicura Papa Francesco, con l'intento di strigliare ancora una volta, come spesso gli capita, quel cristianesimo più attento alle forme che alla sostanza, scivolato dalla fede verso l'idolatria. Ma anche il percorso inverso, dall'idolatria alla fede, è possibile. L'occasione è la messa celebrata stamane a Santa Marta, con prima lettura che narra appunto del re biblico Salomone, l'uomo più saggio della terra, aveva fama di essere e devoto a Dio, ma lasciandosi andare alla passione per le sue concubine straniere, finì per introdurre i loro idoli in Israele. Nel Vangelo, al contrario, una donna cananea chiede con insistenza a Gesù di liberare la figlia posseduta dal demonio. Lo fa col coraggio umile della disperazione di madre, lasciandosi portare avanti, lei pagana, dallo Spirito Santo. Che la parola di Dio potente ci custodisca in questa strada e non permetta che noi finiamo nella corruzione e questa ci porti all'idolatria.